Come ti chiami? Fedele Maffeis. Il mio nome è Stefano Moscardelli. Quanti anni hai? 18. Ho 19 anni. Dove abiti? Abito in provincia di Bergamo. Sono di Bergamo, città. Che giorno è oggi? Oggi è il 28 febbraio del 1938. Oggi è il 28 novembre 2018. Vai a scuola? Che anno frequenti? Frequento l'ultimo anno del liceo. Frequento la quarta superiore. Cosa fai a scuola? Da lunedì al venerdì, prima di iniziare le lezioni, dobbiamo fare l'alzabandiera e dobbiamo porre un saluto alla foto di Mussolini, appesa a fianco al crocifisso. Il sabato invece andiamo in piazza a fare canti ed esercitazioni in onore di Mussolini e le canzoni mi piacciono, sono molto belle. Le prime cose che ci hanno insegnato sono come stare seduti, come camminare, marciare, eccetera, eccetera. Vi devo confessare che camminare non è così facile come sembra. Per allenarmi mio padre mi mette un libro sulla testa e io devo camminare senza farlo cadere. Quindi. Infine, quando andiamo a scuola non possiamo vestirci come vogliamo, ma dobbiamo indossare una divisa tutta nera come la mia. Come tutti i ragazzi della mia età, inizio a scuola alle 8 del mattino, vado ovviamente da lunedì a sabato e finisco a luna o a mezzogiorno. Le lezioni che frequento sono normali. Magari quella che mi influenza di più, che mi piace di più, è storia, in cui riesco a esprimermi meglio perché grazie alle mie ideologie riesco meglio a confrontarmi con il professore. Mi ricordo quella volta in cui ho chiesto al professore se stavamo parlando di immigrazione in classe e è venuta fuori questa storia che dovremmo accogliere gli immigrati e io sinceramente penso che loro stiano rovinando la nostra cultura, ci stanno rubando il lavoro e quindi dovremmo mandarli a casa. Cosa fai dopo scuola? Quando torno da scuola vado con i miei compagni ad allenarmi e a sparare agli uccelli e alle lepri con lo schioppo. Portare a casa un po' più da mangiare mi fa sentire utile. L'impegno di un balilla inizia proprio facendo qualcosa per la propria famiglia. Dopo scuola, quando torno a casa, vado al bar sotto casa dove trovo i soliti amici con cui facciamo discussioni, magari troviamo anche gente di una certa età che vuole fare discorsi e parliamo appunto delle nostre ideologie e dei nostri ideali. Sei fascista? Sì. Sì. Come sei diventato fascista? Non sono diventato fascista, alla fine lo sono sempre stato. Quando frequentavo le elementari e le medie, il maestro mi diceva infatti di portare sempre rispetto al duce e mi faceva studiare le sue grandi imprese. Nella mia testa iniziavano già a frullare delle idee, un po' di destra direbbero alcuni oggi. Però ho iniziato a entrare effettivamente nel mondo del fascismo, diciamo così, quando una volta fuori da scuola ho trovato dei ragazzi che facevano volantinaggio. Io ho chiesto, mi sono informato un attimo, abbiamo iniziato a parlare, siamo andati un po' avanti così e mi hanno invitato alla loro prossima manifestazione che si sarebbe tenuta 3-4 giorni dopo. E sono andato e ho trovato sinceramente delle persone che la pensano come me, quindi sono entrato appunto nel loro gruppo. Perché sei fascista? Cosa vuol dire per te esserlo? Il motivo per cui sono fascista è che voglio difendere il mio paese, che mi ha cresciuto ed educato. Essere fascista per me vuol dire servire la patria, a cui devo completa obbedienza. È un po' una domanda difficile, ma essere fascisti per me vuol dire avere a cuore la mia cultura e le mie tradizioni. Vuol dire essere pronti a difenderle ad ogni costo. Bisogna rifiutare la cultura dell'ignoranza e le persone che non fanno niente, gli indifferenti. Essere fascista è anche avere però dei precetti, dei doveri da seguire, delle regole. Infatti bisogna essere seri, modesti, bisogna essere disciplinati. Ognuno deve avere una propria dignità. Sei stato tu a sceglierlo? Come ho detto prima, sono già stato educato al fascismo sin dalla nascita, quindi non sono stato io a scegliere. Tuttavia non ho intenzione di cambiare. Ho scelto io di diventare fascista. Questa scelta è stata spinta dalla situazione disastrosa che versa l'Italia in questi giorni. Ho iniziato a cercare dei movimenti che potevano rendere migliore il nostro paese. Tra tutti i partiti che c'erano, c'erano soprattutto Forza Nuova e Casa Pound che mi interessavano.
Quello che ti insegnano a scuola ha contribuito alla tua scelta? La scuola ha avuto un ruolo molto importante sulla mia scelta. A scuola, infatti, ho studiato la cultura fascista e le imprese di Mussolini. Insegnare fascismo a scuola è un dovere in quanto il nostro duce ha deciso così, per il nostro bene e il bene comune. Perché è da noi che nascerà la nuova Italia, che affermerà e diffonderà la potenza del fascismo in tutto il mondo. Ah, sicuramente l'ambiente scolastico ha avuto una grossa influenza sulla mia scelta, anche perché è stato appunto a scuola che ho trovato amici con cui condividevo i miei stessi ideali. Però soprattutto il ruolo più importante che ha svolto la scuola è stato quello del tentativo continuo di far passare in sordina i problemi di quello che ci succede oggi. Questa cosa mi ha fatto capire che la democrazia non funziona più e dobbiamo trovare un altro metodo, un altro modo per governare il nostro Stato e quindi dobbiamo avere un maggiore controllo e una maggiore imposizione sullo Stato. C'è stata qualche altra influenza? Penso che oltre a ciò che mi ha trasmesso la scuola, il mio modo di pensare e ragionare sia stato influenzato dall'Opera Nazionale dei Balilla, la quale ho iniziato a far parte nel 1928 all'età di 8 anni. Nell'ONB mi hanno insegnato l'obbedienza, il rispetto per i superiori, i rituali e le esercitazioni militari e mi hanno insegnato anche come si utilizzano le armi. A confermare le mie ideologie è stato soprattutto il confronto con altre persone che appunto la pensavano come me. Quando andai per la prima volta a Casa Pound, vidi che c'era un sacco di gente che come me rifiutava la politica tradizionale. Quindi fra di loro mi sono fatto molti amici e sono sempre più convinto che le idee proposte non siano solo giuste, ma siano anche la soluzione per rialzare l'Italia da questa situazione un po' di declino, di crisi. I tuoi amici sono tutti fascisti? Sì, i miei amici sono tutti fascisti perché hanno ricevuto la mia stessa educazione. Molte delle persone con cui esco sono fascisti, alcuni credono davvero negli ideali fascisti, altri lo fanno solo per moda. A scuola però capita di trovare gente che si schieri proprio contro la nostra ideologia e quindi ogni tanto la rissa ci scappa. La tua famiglia cosa ne pensa? I miei genitori sono fascisti, però non tutti quelli che conosco lo sono. Ad esempio, i genitori di un mio compaesano dicono che i fascisti raccontano un mucchio di balle, che la guerra non è una cosa bella. Dicono che le camicie nere sono solo fanatici che seguono un pazzo di nome Mussolini. Questi traditori sono stati giustamente presi in custodia dalle camicie nere così che non possano mettere zizzania nel nostro paese. Allora, con la mia famiglia ci sono un po' di problemi. Mi è capitato spesso di litigare anche pesantemente con i miei, perché loro, oltre ad avere un'altra ideologia, pensano che non debba fare tutte queste cose. Una volta sono persino dovuto scappare di casa perché non riuscivo più a stare in quell'ambiente, mi sentivo come chiuso in gabbia. E sono andato a Casa Pound e fortunatamente offrono dei letti per riposare, per dormire. E quindi sono stato lì un paio di giorni. Cosa ne pensi di chi governa l'Italia? Come vorresti che fosse? Il duce, con il favore del re, è necessario per portare all'Italia giustizia e potere. Prima non era così, prima era tutto confusionario. L'Italia, dopo l'impero romano, è stata vittima degli invasori stranieri e dei nemici interni. Persino con la nascita del Regno d'Italia, la nostra madrepatria non ha conosciuto un periodo di cui essere orgogliosi senza corruzione e scontri interni. Grazie all'azione instancabile del nostro duce, prosperiamo e guardiamo con fiducia invece al nostro futuro. Sia da una parte che dall'altra, la classe politica attuale si limita a ripetere frasi che il popolo si vuole sentire dire. Penso che sia da ingenui credere che qualcuno di questi politici pensi minimamente al bene dello Stato o di chi ne fa parte. Quindi, secondo me, il leader deve essere uno che sa governare l'Italia e che ha a cuore lo Stato. Deve essere capace di conquistare il suo potere con la forza, sfruttando la debolezza delle masse. Il leader deve essere interprete dei voleri del popolo, perché la democrazia è una farsa. È un imbroglio che ci sta portando al declino. Come vedi il rapporto tra l'Italia e i paesi esteri? L'Italia, pur uscendo vincitrice dalla Grande Guerra, non ha ottenuto ciò che meritava, colpa dei governanti incapaci e delle altre nazioni che ci reputano inferiori.
Questo non vuol dire che odio gli altri paesi, semplicemente io amo il mio e devo a lui tutto ciò che ho. Con i successi in Etiopia e in Libia abbiamo dimostrato la nostra potenza, abbiamo creato l'impero fascista, che porta i segni del littorio romano. La potenza italiana si manifesterà agli occhi del mondo quando entreremo in guerra con i camerati tedeschi, di cui il Duce ha profonda stima e dei quali ha adottato le leggi razziali. Negli ultimi tempi l'Unione Europea si è dimostrata nemica dell'Italia. Vuole la distruzione della nostra identità e della nostra cultura. L'euro è stata, secondo me, una mossa dei paesi potenti per assoggettare ancora di più l'Italia e far entrare ancora più soldi nelle loro tasche. Io sinceramente penso che dovremmo uscire dall'Europa con il nostro sviluppo economico e di liberi di poter fare accordi con stati stranieri come la Russia, il Giappone, gli Stati Uniti. Saresti pronto ad andare in guerra per il tuo paese? Perché? Assolutamente sì, sono affascinato dalla guerra, la vedo come un modo per fare pulizia e per dimostrare la nostra forza. Grazie alla guerra posso anch'io partecipare a questo sforzo eroico, l'ho sempre sognato alla fine. Se qualcuno mi chiedesse di andare, io non rifiuterei, assolutamente. Andrei senza ripensamenti, lotterei con ogni mezzo necessario per vincere. Penso che mantenere la pace sia come fare un patto e un'alleanza con il nemico. Andare in guerra significa essere un eroe per il mio paese. Ultima domanda, come ti immagini il futuro? Il Duce ci guiderà verso un futuro di giustizia e di pace per l'Italia, per l'Europa e per il mondo. Per creare un paese unito dobbiamo infatti credere tutti nello stesso ideale e combattere per gli stessi principi, quei giusti e necessari principi che fin da piccoli abbiamo nei nostri cuori e che il Duce proclama a gran voce. La pace non potrà mai esserci, ecco perché siamo sempre pronti alla guerra e l'unico modo per realizzarsi e dimostrare il proprio valore. Quando mi sono ferito al braccio durante un esercizio sul campo, ho scritto "Me ne frego" sulla benda e l'ho fatto perché la vita è troppo importante per lamentarsi delle ferite. Vivere e combattere per il mio paese è un dovere ed è anche la mia ragione di vita. Il Duce è venuto e ci ha promesso un'Italia compatta, senza beghe di paese e un mondo in cui l'ordine e la giustizia saranno garantite e la potenza guadagnata con la guerra e con il valore. Nelle condizioni in cui viviamo oggi, secondo me c'è la necessità vera di una politica potente e forte come era quella del fascismo. Ormai viviamo in una società democratica in cui regna l'anarchia. Secondo me la gente si fa solo i fatti propri. Il fascismo nasce nel 1900, un periodo in cui ovviamente c'erano diverse necessità. Però rimane attualissimo. Il fascismo aveva un principio cardine, secondo il quale i cittadini dovevano sacrificarsi per il bene del proprio popolo. La gente ormai se ne frega, c'è questo individualismo che sta distruggendo il nostro Stato. E secondo me il fascismo può fermarsi solo con un colpo di Stato, perché secondo me la gente è troppo pigra per ribaltare le sorti del nostro paese e renderlo forte come era prima. Rischiamo di diventare un paese povero e non è quello che meritiamo. Io spero vivamente che ci sia qualcuno che possa riaffermare con potenza il fascismo, perché sennò rischiamo di diventare un paese ridicolizzato dall'Europa e invaso dall'Africa.